Noi siamo donne che ci occupiamo di varie professioni, quindi abbiamo molto a cuore la professione, specialmente quella del settore tecnologico. Ci preoccupiamo che anche nei bilanci del prossimo governo, comunque delle prossime legislature, ci sia un occhio di riguardo al femminile. Sì. Magari se vuol fare una presentazione prima di sé e poi darci qualche risposta nel Sì, merito, magari. ma lei ha già detto tutto. Io sono in seconda legislatura, sono una parlamentare del Popolo delle Libertà, la scorsa legislatura era di Forza Italia, oggi Popolo delle Libertà. Sono un avvocato, sono stata in commissione bilancio e lei ha assolutamente ragione. Politiche femminili e poi alla fine politiche di investimento. Quindi quanto stanziamento di bilancio viene dato all'attenzione di questi temi? Io credo che siano due le direttrici fondamentali. Una, la flessibilità del lavoro come piena occupazione femminile, perché è inutile negarlo, ma le nuove forme di flessibilità lavorativa favoriscono le donne e il loro ingresso nel mercato, penso al part-time, e quindi piena attuazione della legge Biagi, che noi ci impegniamo sicuramente a riprendere, riforma che invece è stata tentata di essere annullata dal governo centro-sinistra, e poi investimento nella parte welfare, perché il problema oggi della donna lavoratrice è anche che a volte viene data purtroppo l'alternativa tra essere professionista e essere madre. Io credo che essere madre d'Italia non debba più essere, insomma, la madre d'Italia non debba più essere necessariamente un'eroina, quindi investimento in quello che viene detto il welfare femminile. Allora, asili, 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 sia all'asilo pubblico ma sì anche alla convenzione con l'asilo privato. Importanza gli stanziamenti, noi abbiamo fatto stanziamenti per questo motivo, anche importante la spesa degli stanziamenti. Vi posso dire che io ho fatto una ricerca sulle spese effettuate dallo scorso ministro nell'ambito delle politiche femminili e ho visto che sostanzialmente a fine legislatura era stato speso intorno al 20% di quanto stanziato dalle finanziarie, quindi non soltanto stanziamenti ma anche reale spesa in meno. Poi, in linea generale, io credo che siano tre le direttrici per una seria politica femminile. La prima è recuperare il piano di Lisbona. Lisbona è stata chiara in questo, cioè, si devono raggiungere dei livelli chiari di piena occupazione e di parità e quindi rimettiamo al centro dell'agenda dell'Europa anche la tematica femminile. Come dicevo prima, welfare e investimenti del welfare e anche nuovo approccio culturale. Io mi aspetto che il prossimo ministro delle pari opportunità non sia tanto e soltanto un ministro delle pari opportunità, ma anche un ministro delle pari dignità. Allontaniamo la donna dallo stereotipo culturale che la vuole alternativamente o valletta o casalinga o professionista, perché la donna è tutto, è una donna impegnata nel professionale, è una donna casalinga che quindi lavora in casa, è una donna che ci tiene a se stessa ma che tiene anche alla cura degli altri. Quindi allontaniamoci dagli stereotipi e riscriviamo un copione di nuovi modelli femminili, o meglio, di modelli femminili politici più aderenti alla realtà di oggi, nel mercato, nel lavoro e nel paese. Grazie.